Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. I lati oscuri della morte dell'osservatore dell'ONU in Colombia, girano intorno al suo ambiente di lavoro. La madre racconta gli ultimi 5 giorni di Mario e la decisione di denunciare 2 funzionari delle Nazioni Unite. Anna e Giuseppe sono i genitori di Mario Paciolla, l'osservatore internazionale dell'ONU trovato morto a San Vicente del Caguán in Colombia il 15 luglio 2020. Mario aveva il compito di verificare gli accordi di pace tra il governo colombiano e i guerriglieri delle FARC, patto che era stato stipulato nel 2016 e che prevedeva, tra le altre cose, il disarmo della guerriglia e il reinserimento dei guerriglieri nella società. Proprio l'ONU e la polizia locale in pochissime ore ritennero di bollare la morte di Mario Paciolla come un suicidio. Senza autopsia, senza indagini, tutto in un tempo rapidissimo. Ma i genitori di Mario non hanno mai creduto a questa versione e da 2 anni combattono senza sosta per chiedere verità e giustizia per Mario. Un esempio di lealtà e di impegno civico quello di Anna e Giuseppe che non si stancano mai di portare la storia di Mario all'attenzione delle istituzioni internazionali. Qualche settimana fa c'è stata una svolta proprio da parte della famiglia che ha denunciato 2 funzionari dell'ONU, Christian Thompson e Juan Vasquez, accusandoli di aver sottratto prove dalla casa di Mario dopo la sua morte. In questa lunga intervista a Fantagie.it, la signora Anna Motta analizza con noi tutte le zone grigie della morte di Mario, ricostruite grazie alle telefonate dai messaggi tra Mario e la sua famiglia negli ultimi 5 giorni prima della morte. La fretta di scappare via, mamma ho bisogno di una carta di credito. Mario Paciolla viene trovato morto nella sua abitazione, presa in affitto privatamente, la mattina del 15 luglio del 2020. I genitori sapranno della sua morte solo alle 18:20 ora italiana, quando una persona, che si è qualificata come una legale dell'ONU li ha chiamati nella loro casa di Napoli. Questa persona si qualificò come legale dell'ONU, racconta Anna Motta, mi disse che doveva darmi una brutta notizia, che Mario era morto. Ma quando le abbiamo detto che non era possibile perché aveva appena fatto un biglietto di ritorno per l'Italia, ci disse che si era suicidato. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.